Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi finalmente torna il book haul. In realtà neanche tanto finalmente, perché mi sembra l'ultimo di averlo girato poco più di un mese fa. E in realtà ho un sacco di libri da far vedere, quindi mi dovrei anche vergognare. Però ho una piccola scusante perché mi sono laureata a ottobre, quindi un po' mi sono fatta degli autoregali. Non so se meritati o meno, ma intanto io me li sono fatti e un po' mi sono arrivati effettivamente dei regali da amici e conoscenti, parenti, eccetera. Quindi ho una bella pila di libri da far vedere, però in realtà sono abbastanza scusata, diciamo così. Vabbè, cerco delle scuse come al solito. In realtà sto anche aspettando un ordine dal libraccio questi giorni, ma dato che non si decidono a spedirmelo, nonostante i libri siano tutti pronti, ho deciso che, vabbè, intanto giro il video, poi nel caso vi farò un unboxing più avanti. Dunque, i libri sono tanti e è meglio cominciare. Come al solito comincio dagli ebook. In realtà vi devo parlare soltanto di due titoli. Il primo in realtà l'ho acquistato quest'estate, ma mi sono scordata di farvelo vedere nel book haul dell'estate, appunto, che comunque vi lascio nelle schede nell'info box se vi va di vederlo. E il libro in questione è Il Sognatore di Lainey Taylor. Come vi ho detto in alcuni video precedenti, durante quest'estate ho riscoperto un po' il mio amore per il fantasy e quindi ho acquistato diversi libri di questo genere, cartacei e ebook. E questo rientrava nel filone di questa saga, che poi in realtà è composta da solo due volumi. Si è parlato molto, chi bene bene, chi male male, e comunque avendolo trovato scontato ho deciso di prendere almeno il primo volume e di farmi un'idea. Sicuramente la copertina è molto bella, vediamo se il contenuto è all'altezza. Il secondo ebook invece l'ho proprio acquistato a ottobre o forse a fine settembre, comunque in questi mesi. E si tratta di A cosa servono le ragazze di David Blixt, boh. Che si tratta di una biografia romanzata di Nellie Bly. Nellie Bly è questa donna che è stata recentemente riscoperta grazie anche a quel filone di letteratura femminista un po' mainstream che adesso sta girando molto, in cui si riscoprono le biografie di alcune donne importanti, come ad esempio appunto Storia della buonanotte per le bambine ribelli, che è andato molto, ma anche due volumi di Indomite uscite per Bao, che tra le altre cose voglio recuperare. Quindi diciamo un filone un po' mainstream, però secondo me è meritevole perché ci permette di riscoprire queste figure femminili che sono purtroppo cadute nel dimenticatoio. E Nellie Bly è una di queste, è stata una giornalista in un periodo in cui ovviamente le donne, già il fatto di essere giornalista era abbastanza difficoltoso. Non contenta di questo, è stata una giornalista d'inchiesta che è andata sotto copertura in un manicomio per documentare le condizioni di vita delle donne all'interno appunto di questa struttura. Ha fatto anche un sacco di altre cose straordinarie, tra cui, se non sbaglio, Il giro del mondo in 79 giorni o qualcosa del genere, e quindi sono molto interessata ad approfondire questa figura della quale non so quasi niente. In più, questo romanzo lo aveva consigliato Chiara Beretta Mazzotta, che trovate su internet anche come book blister, sul suo profilo Instagram, e quindi a maggior ragione volevo recuperarlo perché insomma mi fido abbastanza dei suoi consigli. Avendolo trovato scontato, ho detto sarei mio e quindi l'ho acquistato, adesso ce l'ho in ebook, così quando voglia posso cominciare a leggerlo. Passiamo adesso ai cartacei, che sono una bella pila. Il primo libro che vi faccio vedere è I leoni di Sicilia di Stefania Aushi, un romanzo sicuramente avrete visto in giro perché, come ci testimonia l'orribile fascetta che non ho ancora buttato, ha venduto tantissimo quest'anno. È edito da Nord, ma non vi posso dire il prezzo perché questo è stato un regalo inaspettato, però molto gradito perché questo romanzo io lo volevo molto leggere. Di solito sono un po' diffidente nei confronti dei super bestseller, però questo romanzo ha delle caratteristiche peculiari per cui potrebbe tranquillamente piacermi, ovvero è un romanzo storico ambientato, se non sbaglio, nella seconda metà dell'Ottocento, in diversi anni, in diversi decenni, suppongo. È un romanzo familiare, altro elemento che amo molto, in più ambientato in Sicilia, in quel periodo lì, quindi periodo dell'unità nazionale, post-unità nazionale, e racconta appunto la storia della famiglia Florio. Quindi, se
Se siete dei veterani di questo canale, sapete non soltanto che questo libro lo volevo acquistare io stessa, come avevo detto rispondendo a una domanda del Midyear Book Tag, che comunque vi lascio nelle schede e nell'info box, ma in più Sicilia, seconda metà dell'Ottocento, è un periodo che amo molto nei romanzi. Infatti, alcuni dei miei romanzi preferiti sono ambientati in questo periodo, primi fra tutti Il Gattopardo, che vabbè. Se non è il mio primo video che vedete, probabilmente me l'avrete già sentito citare. Dunque, fatemi sapere se lo avete letto, se vi è piaciuto, perché è un libro che ha venduto molto, quindi immagino che in tanti lo abbiano già letto prima di me. E vabbè, lo affronteremo al più presto perché le aspettative non sono altissime, però sono molto molto curiosa. Passiamo poi a un romanzo, un altro romanzo che penso abbia venduto tantissimo e che era molto atteso quest'anno, ovvero I Testamenti di Margaret Atwood. Questo è edito da Ponte alle Grazie al prezzo di 18 euro. Io l'ho già letto e vi ho fatto un intero video dedicato soltanto a questo romanzo. Qui vi dico soltanto che io amo molto la Atwood, Il racconto dell'ancella è uno dei miei romanzi preferiti. Questo mi è piaciuto, però con diverse riserve. Purtroppo, secondo me, non è all'altezza del racconto dell'ancella. Però è comunque, secondo me, un buon romanzo. Ha dei lati positivi, quindi non è completamente da buttare. Comunque, io amo la scrittura dell'Atwood, quindi leggere altre 500 pagine scritte da lei è comunque sempre un piacere. Altro volume che ho acquistato insieme ai testamenti è Confusione, il terzo volume della saga dei Cazalet di Elizabeth Jane Howard. Questo ha un prezzo di 18,50 euro, io però l'ho pagato con il 25% di sconto perché a settembre c'è stata appunto questa promozione su tutti i fazzi. In realtà volevo fare un ordine solo di fazzi, ma alla fine mi sono contenuta avendo io molti libri da leggere e mi sono limitata a prendere questo. Anche questo l'ho già letto, o meglio l'ho ascoltato in versione audiolibro letto da Valentina Carnerutti e che io vi posso dire l'ho amato. Cioè, io amo tantissimo questa saga della Howard, non vedo l'ora di leggere anche gli altri due o di ascoltare. Vedremo e ve ne parlerò meglio nel wrap-up che uscirà, spero, la settimana prossima perché, vabbè, io non posso che dir bene di questa saga. Per ora tutti i volumi che ho letto sono sullo stesso livello, non c'è stato assolutamente un calo, spero che si mantenga così fino alla fine. E adoro come Howard riesca a dipingere tanti personaggi così diversi tra loro, eppure a caratterizzarli così bene. È veramente una maestra in questo. Ho poi acquistato un altro libro uscito in questi mesi, molto atteso, di cui si è parlato molto, ed è Sei di Corvi di Leigh Bardugo. Questo è edito Mondadori, il prezzo di copertina è di 17,90 euro. Tra l'altro un'edizione molto molto bella, oserei dire, se non sbaglio ricalca abbastanza quella originale, ma in questo caso si tratta di un fantasy young adult, che è non proprio un genere, ma diciamo una categoria di romanzi che non mi attirano molto, però ho deciso di fare un'eccezione per questo qui, primo perché, come vi ho detto, ho molta voglia di leggere fantasy ultimamente, e poi perché ne parlano molto bene alcune Instagrammer, Booktuber di cui mi fido abbastanza e quindi ho deciso di dargli una chance. In più si tratta di una duologia anche in questo caso e quindi non è una saga infinita di 20 volumi, ecco. Dovrebbe avere un'ambientazione fantasy ovviamente, però ispirata alla Russia, comunque al folklore russo, e ha sei protagonisti, appunto sei di corvi del titolo, che sono fondamentalmente dei criminali. Credo che lo comincerò più presto, anche perché non è particolarmente lungo e poi, insomma, questo genere di romanzi si legge abbastanza velocemente, soprattutto se ti prendono all'interno della storia. Approfittando poi degli sconti che ci sono stati sulla Burr con tutto il catalogo al 25%, ho fatto un recuperone, ho recuperato un classico che volevo tanto leggere e che ancora non possedevo in una bellissima edizione e si tratta di Cime Tempestose di Emily Bronte. Questa è un'edizione Burr Deluxe e il prezzo di copertina è di 18 euro. Ovviamente, come saprete, si tratta di un'edizione illustrata, vedo se riesco a trovarvi qualche illustrazione, ecco, e sono edizioni veramente molto belle. Io di questa collana
Già possiedo Canto di Natale di Dickens e I Promessi Sposi di Manzoni e ovviamente le voglio tutte. Tra l'altro hanno queste copertine splendide, un po' metallizzate, non so se è il termine giusto, però forse non so se si può, se si vede attraverso la camera, ma se avete visto queste edizioni in libreria sapete di cosa sto parlando. E sono splendide, fanno un'ottima figura in libreria e mi faceva piacere recuperare questo classicone in una bella edizione. Ho fatto anche la rima. Fatemi sapere se l'avete letto, che cosa ne pensate, perché penso di essere una delle poche a non aver mai letto Cime Tempestose. Tra l'altro mi è tornata voglia di leggere delle sorelle Bronti dopo aver ascoltato la puntata del podcast Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, proprio dedicata alle sorelle Bronti. Dal momento che di Charlotte ho già letto sia Villette che Jane Eyre, ho deciso di recuperare Emily e poi sarà il turno di Anne. Passiamo a fumetti, graphic novel e libri particolari. Il primo che vi faccio vedere è questo qua, Le malerbe di, preparatevi al peggio, Keum Suk Gendry Kim, dovrebbe essere l'autrice, edito da Bao. Il prezzo non ve lo posso dire perché è stato un regalo. Questo infatti è uno dei regali che ho ricevuto per la laurea dai miei amici. Io di questo fumetto non avevo mai sentito parlare, ne ho visto qualche recensione recentemente, però mi interessa molto come argomento. Parla infatti delle donne coreane che venivano rapite dai soldati giapponesi e costrette a prostituirsi. Si tratta di un fatto terribile della storia dell'Oriente che i giapponesi tuttora negano. E appunto questo fumetto racconta le storie di queste donne. Vi faccio vedere il disegno, che è abbastanza semplice, però potrebbe essere molto adatto al tipo di storia narrata. Lo comincerò più presto, dal momento ho un altro fumetto in lettura, ma questo sarà sicuramente il prossimo, perché l'ambientazione mi interessa molto. Infatti, tempo fa avevo acquistato Figlie del Mare, un romanzo che era proprio ambientato in questo stesso periodo in Corea, che affrontava lo stesso argomento. Non l'ho ancora letto, però è un argomento che mi interessa, quindi lo recupererò al più presto. Il fumetto che ho attualmente in lettura è uno degli ultimissimi arrivati, non soltanto nella mia libreria, ma proprio in vendita nelle librerie di tutta Italia. Ma io non potevo aspettare perché ero in astinenza, volevo assolutamente leggere qualcosa di questo autore, quindi l'ho cominciato subito. Ed è questo, La scuola di pizza in faccia del professor Calcare, ovviamente di Zero Calcare, edito da Bao. Il prezzo di copertina è di 22 euro. Non si tratta di un volume inedito, o comunque completamente inedito, ma di una raccolta di storie pubblicate dall'autore sia sul suo blog che anche su altre riviste come Wired, Best Movie, oppure su quotidiani come La Repubblica, eccetera. Inoltre sono incluse anche alcune storie inedite. Vi faccio vedere un po' come sono i disegni, ma immagino che Zero Calcare lo conoscete tutti, è uno degli autori di graphic novel più famosi e per un buon motivo, secondo me, in Italia al momento. È uno dei miei autori italiani preferiti e, come vi ho detto, ero in astinenza perché l'ultimo volume suo che ho letto è stato Macerie Prime 6 mesi dopo, se non sbaglio è uscito ormai 7-8 mesi fa, e quindi avevo bisogno di rileggermi un po' delle sue storie. Alcune ovviamente le avevo già lette, la maggior parte, diciamo, soprattutto quelle pubblicate sul suo blog, altre invece non le avevo mai lette e poi ci sono alcune inedite. Comunque è una raccolta che merita perché è bella cicciotta, quindi avete tanto da leggere. E niente, io che cosa vi posso dire di Zero Calcare? Lo adoro. Ovviamente di suo preferisco i graphic novel veri e propri, quelli in cui è contenuta una storia più lunga e complessa, però anche questa raccolta è un piacere leggerla, soprattutto perché, vabbè, fa ridere come sempre Zero Calcare, e poi perché ti fa pensare: ah, ma allora non sono solo io che ho questi problemi nella vita reale, cioè. Ma proprio problemi stupidi, come ad esempio, che ne so, alzarsi dal letto per prendere una coperta in più quando ci fa freddo, ma abbiamo sonno e quindi l'accidia vince, non abbiamo la forza di alzarsi e poi ci prendiamo il raffreddore. Cioè, questo tipo di disagio esistenziale.
E quindi niente, consigliato, recuperate zero calcare, magari cominciate non da una raccolta, ma da un volume come La profezia dell'armadillo, però soprattutto se non avete mai letto graphic novel, vi consiglio di iniziare dai suoi volumi, soprattutto se siete della generazione, diciamo, nata negli anni 80, 90 e successive, perché vi rispecchierete tantissimo in Zero Calcare e coglierete soprattutto tutti i suoi riferimenti, tutte le sue citazioni colte. Secondo regalo ricevuto dagli amici per la laurea è questo qui, La mia vita disegnata male di Gipi. Questo è edito da Coconino, però anche in questo caso non so dirvi il prezzo perché è coperto. Vi faccio vedere un po' il tipo di disegno, che è molto bello secondo me. Io non so quasi niente di questo volume, tranne per il fatto che Gipi è uno dei più importanti autori di fumetti italiani contemporanei. E io non ho mai letto niente di suo. Ne stavo appunto discutendo con un mio amico, gli avevo appunto chiesto di prestarmi questo volume e lui, insieme ad altri, ha deciso di regalarmelo. Non so niente, ripeto, confermo la mia ignoranza su questo gigante del fumetto italiano. Colmerò la mia lacuna al più presto grazie a questo volume che, a giudicare dal titolo, suppongo che sia in parte autobiografico, vedremo. Siamo quasi giunti alla fine di questo book haul. Gli ultimi due volumi vi devo far vedere sono editi da Gribaudo nella collana Grandi idee spiegate in modo semplice. Io a inizio settembre ho acquistato un volume, poco dopo hanno fatto la promozione del 20% su tutto il catalogo Gribaudo e quindi non ho potuto fare a meno di comprarne un altro. I due volumi in questione sono Il libro del femminismo e Il libro della letteratura, eccoli qua. Il prezzo di copertina è di €19,90 per il libro del femminismo e di €22 per il libro della letteratura. Vi prendo questo così vi faccio vedere un po' come sono fatti all'interno. Io già possiedo il libro della mitologia che ho letto per intero proprio nel mese di ottobre e sono dei libri strutturati molto molto bene, sono ovviamente testi sintetici, quindi non vi aspettate dei manuali, non diventerete degli esperti in materia, però sono costruiti molto bene, lo vedete, con illustrazioni, fotografie, poi ci sono tabelle esplicative, ad esempio qui c'è una linea temporale, infografiche varie e quindi sono anche molto piacevoli da sfogliare. Ecco qua, per esempio, questa è una tipica pagina, avete qua il titolo, qua insomma un breve riassunto dell'argomento, una scheda di approfondimento su uno degli argomenti trattati all'interno, alcune immagini e poi a volte in fondo alla pagina avete dei riferimenti che vi rimandano ad altri capitoli che trattano argomenti simili a quello trattato nella pagina in questione. Sono quindi realizzati veramente molto bene e vi danno un po' un'infarinatura dell'argomento trattato. In particolare questo qua del femminismo lo voglio leggere al più presto nella sua interezza. Per quanto riguarda invece quello della letteratura, che ovviamente non ve lo sto ad aprire perché è strutturato nello stesso modo, non credo che lo leggerò per intero, ma semmai recupererò soltanto le parti in cui sono meno ferrata. Ecco, per esempio, questa è un'altra tipica, come si presenta una pagina all'interno di questi volumi. Sono veramente molto belli da avere, da sfogliare e sono realizzati molto bene, quindi se volete avere un'infarinatura di un argomento o se già lo conoscete e volete avere una visione un pochino più d'insieme, sono molto consigliati e poi, ripeto, sono molto belli esteticamente, quindi conviene anche averli in libreria. Bene, il book haul finisce qui, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o se vi interessa leggerli e magari consigliatemi da quale cominciare. Vi lascio qui sotto tutto l'elenco dei libri citati, tutti i miei contatti social e noi ci vediamo al prossimo video.